Bene, bene, eccoci qua. Vediamo in questo video un tema interessante. Come dimenticare un narcisista? 10 step per chiudere una relazione tossica. Allora, cerchiamo di capire come fare a dimenticare un narcisista chiamiamo. Ovviamente prima iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E seguimi su tutti i miei canali YouTube e veniamo al tema. In questo video ti spiego come dimenticare un narcisista che ami, quindi come liberarti finalmente da una relazione tossica. Se stai guardando questo video, probabilmente è perché hai vissuto o stai vivendo una relazione con una persona tossica, una relazione tossica con un narcisista o assimilato, anche perché non avrai mai qualcuno che ti farà una diagnosi, perché non andrà a farsela fare. Il narcisista normalmente si crede a posto. E ovviamente queste sono situazioni molto difficili, dolorose, che possono lasciare anche cicatrici profonde. In questo video ti parlerò di 10 step, diciamo, che puoi seguire per dimenticare un narcisista e chiudere definitivamente una relazione tossica. Allora, vediamo quali sono questi 10 step. Lo step 1, step 1, è ammettere che sei in una relazione tossica. Il primo passo è ammettere di essere in una relazione tossica. Questo può essere difficile da fare. Se sei innamorata del narcisista, però devi farlo. Tuttavia è fondamentale, ripeto, farlo. Importante è riconoscere che questa è una relazione tossica e che è una relazione che ti sta danneggiando e che tu quindi sei una persona importante, devi essere la persona più importante del mondo per te stessa e non devi farti del male o farti fare del male. Perché? Siamo noi che accettiamo queste situazioni, purtroppo questo è quello che succede. Questo è il punto numero uno. Lo step due è chiudere i contatti con il narcisista. Fare anche un atto di coraggio è importante, fare un atto di coraggio. Un atto di coraggio non significa non aver paura nel fare le cose, ma significa fare, agire nonostante la paura. Nonostante la paura magari di restare da soli, nonostante la paura magari di non poter portare avanti la relazione, nonostante la paura tu devi agire. E questo è un passo fondamentale. Devi tagliare i contatti. Questo significa che se non ce la farai a fare diversamente, devi bloccarlo su tutti i social, devi non rispondere alle sue chiamate, ai suoi messaggi. Fare un no contact totale e bloccarlo, diciamo, mantenere il contatto zero, mantenere il no contact anche se cercherà di ricontattarti. Questo devi farlo. E poi devi, diciamo, prenderti del tempo per darti altre emozioni, fondamentalmente, no? Prenderti cura di te stessa è molto importante, diciamo, questo è fondamentale perché è molto importante dare emozioni positive a se stessi e poi trai un beneficio da tutta questa esperienza. Questo è lo step 4, cioè il primo beneficio più importante è quello di aver imparato o imparare, diciamo, a riconoscere i narcisisti. Importante imparare a riconoscere i narcisisti in modo da poterli evitare in futuro. Perché soltanto se li eviti riuscirai a non avere dei problemi. E quindi ci sono questi segnali che devi prendere in considerazione. Un senso di grandiosità eccessivo, la mancanza di empatia, un forte bisogno di ammirazione, un senso di entitlement, cioè di pensare che a loro tutto sia dovuto e che loro sono prioritari rispetto a tutto. Una tendenza, diciamo, a manipolare e controllare gli altri. Oppure, se sono narcisisti covert, una tendenza a diciamo far vivere sensi di colpa, a essere dei vampiri energetici, essere sempre bisognosi,
chiedere questo, chiedere quello. Sono tutte cose che, come dire, devi imparare a riconoscerle e che ti serviranno poi come lezione, tra virgolette, per evitare che in futuro si possano manifestare cose di questo genere. Step 5 è imparare a lavorare sulla tua autostima. Le relazioni con i narcisisti possono danneggiare l'autostima, quindi è importante imparare a recuperare l'autostima. Questo tutto sommato è molto semplice. Significa fare le cose che ti fanno stare bene, circondarti di persone positive, imparare a darti delle emozioni, farti, tra virgolette, dei regali, a ripetere il mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. E poi, diciamo, lo step 6 è importante imparare a dire di no. I narcisisti spesso approfittano delle persone che sono troppo gentili e disponibili. Purtroppo lo fanno. È importante invece imparare a dire di no, imparare a proteggerti da questi abusi. Questo è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale. E poi bisogna imparare a stabilire dei confini. Questo è un altro punto molto importante. È importante stabilire dei confini con gli altri, anche con le persone che non sono narcisiste. Insomma, in generale è meglio mettere dei confini. Questo significa far sapere agli altri che più di tanto non possono andare oltre, cioè che non possono invadere la tua privacy, anche persone che sono gelose, che sono rompicoglioni, che vogliono sapere di te: ma perché fai questo, ma perché fai quello, ma dovresti fare questo, dovresti fare quello. Che se ne vadano a fare in culo. Tu fai esattamente tutto quello che vuoi e te ne sbatti altamente di quello che in qualche modo cercano di importi. Lo step 8 è cercare mantenere una rete di interconnessione di conoscenze, cioè fare nuove conoscenze, sviluppare anche nuove passioni, insomma interagire con tante persone, perché ti renderai conto che non è il mondo, non è fatto soltanto di pezzi di merda, diciamo, no? Quindi interagisci con tante persone, frequenta ambienti diversi, frequenta nuovi ambienti. Molto importante questo per avere, diciamo, nuove possibilità. Step 9 è non avere fretta di trovare un'altra persona, cioè la fretta è cattiva consigliera. Devi, diciamo, iniziare a interagire, ma senza l'ansia di trovare necessariamente una persona. Imparare a stare da soli è fondamentale. E l'ultimo step è celebrare i tuoi progressi. È importante celebrare i tuoi progressi per farti dei piccoli regali, questo per darti delle gratificazioni, ti aiuterà a rimanere motivata, a credere in te stesso. Quindi dimenticare un narcisista che si ama non è facile, ma è possibile. Segui questi 10 step e troverai la forza di superare, diciamo, queste situazioni. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e seguimi su tutti i miei canali YouTube. Ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo inoltre di abbonarti al canale. Sul canale è possibile abbonarsi. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati.